Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi torniamo con un video dedicato a tattiche e istruzioni di una formazione intramontabile, un evergreen per tutti gli appassionati di FIFA, ovvero il 4-2-3-1. Un modulo estremamente bilanciato in fase difensiva che vi permette però anche di poter essere efficaci in fase offensiva. Si può pensare anche di utilizzarlo per poter difendere nei minuti finali in quanto abbastanza coperto e poi in ripartenza potete fare male. Vi andrò a mostrare qualche variante nelle tattiche e soprattutto nelle istruzioni per poterlo utilizzare sia in maniera più offensiva che in maniera più difensiva, ma detto questo andiamo subito all'analisi. Eccoci dunque sulla schermata delle tattiche. Prima di lanciarci come al solito all'analisi effettiva di tattiche e istruzioni, facciamo una panoramica generale su questo modulo con i giocatori consigliati ruolo per ruolo. Allora, sui terzini chiaramente andiamo al solito, servono due giocatori che vi alternano bene le due fasi. Per me attualmente i due terzini più forti del gioco sono a mani bassissime, Mendy a sinistra e Walker a destra. Il primo perché alterna sia un'ottima gamba, ha un'ottima capacità poi difensiva con un bel body type, il secondo perché oltre a essere velocissimo in fase difensiva è quello che sposta praticamente tutti gli attaccanti più fisici degli avversari. Una roba che non fa Cancelo, per esempio, che è molto più mingherlino. Teo, con il baricentro più basso, magari è più resistente in fase difensiva di un Mendy, ma ha meno passo e meno qualità quando c'è da attaccare. Quindi loro due, per me, sono perfetti. Poi, chiaramente, li si può cambiare se non avete modo di ibridarli o se avete altre squadre. Però, per me, loro sono proprio i due esempi principali. Difensori centrali dei quali vi ho parlato nella classifica dei migliori 10 che a breve aggiorneremo, ma comunque devono essere fisici e veloci. Sui due mediani, al solito qua la coppia può essere fatta in maniera diversa, perché possiamo avere o due giocatori un po' più difensivi, oppure come nel mio caso, un giocatore difensivo come Yaya Touré e un altro che diciamo non ha troppi compiti difensivi per quanto comunque dà una mano a Yaya Touré, ovvero De Bruyne, che è molto più offensivo e ci dà qualità quando si tratta di dover far passare il pallone dal centrocampo alla nostra fase offensiva. Per quanto riguarda invece il reparto avanzato, qui distinguiamo innanzitutto il COS e il COD dal COC. I primi due devono essere due giocatori dotati di una gran gamba, devono correre, devono essere dotati di un ottimo passaggio per poter alimentare sulla punta e possibilmente anche di un buon tiro, perché capiterà spessissimo che diventano due terminali che ti vanno a concludere l'azione. Per quanto riguarda invece il trequartista centrale, può essere anche un giocatore dotato di meno gamba, quindi in questo caso possiamo andare a ripescare pure un Messi, per dirvi, in quella posizione là, però deve essere un giocatore tremendamente tecnico, meglio se abbia 5 skill, 5 piede debole, deve avere degli ottimi passaggi perché tutte le palle passano dai suoi piedi e anche un ottimo tiro perché tante volte con il movimento del pallone delle nostre ali, il COC va a finire vicino alla punta principale e si trasformerà praticamente nel suo partner d'attacco, quindi finalizzerà tantissimo. Per quanto riguarda la punta, al solito un giocatore fisico veloce, possibilmente tecnico con la quinta di skill e almeno 4 di piede debole, perché altrimenti lo sapete che con 3 non possiamo andarci a girarci sul piede debole con la stessa tranquillità di quelli con 4 skill a salire, e ovviamente il nostro avversario poi ci difenderebbe in maniera troppo facile, quindi evitati vari sala eccetera, preferiti vari Muriel per rimanere basso fino ad arrivare a Ronaldo e compagnia. Quindi questo per quanto riguarda l'ossatura base del 4-2-3-1. Come si gioca questo modulo? Questo è un modulo che può essere giocato sia per fare bene quella che è la fase di possesso palla, ma anche di rimessa, con il nostro trequartista che poi vedremo con le istruzioni rimane come riferimento là davanti proprio per poi avviare l'azione di rimessa. Veniamo però adesso alla parte centrale del video, ovvero le tattiche. Innanzitutto, per quanto riguarda la difesa, andiamo ad utilizzare equilibrato al solito, perché soprattutto con un modulo ordinato come questo voglio evitare assolutamente che i giocatori vengano mossi a caso dalla CPU. Quindi evitate alcun tipo di pressing. Sull'ampiezza vado ad utilizzare 35 per evitare che i nostri giocatori si vadano ad allargare troppo e questo possa favorire interventi come lanci lunghi degli avversari che ci colgono ovviamente di sorpresa. Mentre per quanto riguarda la profondità, qui io vi vado a dare una alternativa. Perché?
Ho utilizzato 72 e mi ci sono trovato bene, perché la squadra stava abbastanza alta, riuscivo a recuperare il pallone e partire in contropiede, non prendevo troppi lanci lunghi alle spalle e quindi mi ci sono trovato. Però il next level, se con 72 vi trovate tanto a vostro agio, che io vi consiglio di fare, è quello di mettere addirittura profondità 90. Questo per qualcuno di voi inizialmente potrebbe intimorire al solito, però io vi garantisco che con questo 90, una volta che voi masterate bene le uscite dei difensori, vi si sblocca veramente un'infinità di alternative quando c'è poi da ripartire, perché pressate l'avversario molto meglio, quando c'è da schiacciare la linea difensiva all'interno dell'area di rigore si schiaccia molto bene, e secondo me questo parametro qua è quello da utilizzare praticamente quasi sempre con tutti i moduli. Sull'attacco andiamo ad utilizzare costruzione della manovra equilibrata per evitare che i giocatori scappino magari con manovra veloce o si vadano a buttare troppe volte in profondità con palla lunga, e sulla creazione delle occasioni passaggi diretti, che per me è anche qua la base, che è quella che ci dà la maggior parte di occasioni. Ampiezza 55, perché questo è un modulo abbastanza largo ma non troppo, perché comunque la posizione dei tre trequartisti non deve essere troppo ampia per evitare che appunto tra di questi non si riesca ad andare bene a dialogare e poi andare a servire la punta diventa difficile. Giocatori in area 6 per favorire proprio gli inserimenti del CS e del COD, ma anche del COC, che quindi tenteranno di buttarsi all'interno dell'area di rigore per dare supporto alla punta. Sugli angoli stavolta utilizzo 3, perché vedrete poi domani il tutorial sui calci d'angoli. Ocio, perché c'è un modo per batterli che è veramente top, e quindi pompiamo l'area di rigore, facciamo densità per sfruttare la battuta diretta al suo interno, mentre le punizioni 1 per evitare contropiedi se non vado a battere direttamente. Sulle istruzioni, allora partiamo dalla punta. La punta io la utilizzo con tutto di default, quindi non gli vado a dare né inseriti alle spalle, né rimani centrale, eccetera, perché andrà a fare tutti i movimenti in automatico in base a quelli che sono i movimenti che noi facciamo con gli altri giocatori, quindi si muoverà a pendolo in base a come noi muoviamo il COS, il COD e, l'altro COD. Quindi ho preferito lasciarla un po' più libera di operare. Sul trequartista invece lasciamo solo rimani avanti, in maniera tale che ci è come riferimento lì sempre fisso per innescare i contropiedi, per difendere poi come un 4-4-2. Sul COS e il COD non mettiamo nulla se non rientra in difesa, quindi Gino Lai e Park Ji-sung in questo caso andranno a dare una mano ai nostri due centrocampisti, i quali sono settati sul resta dietro in attacco e copertura al centro. Variante, cosa potete fare qui per essere ulteriormente efficaci quando andate a impostare l'azione? Andate a togliere resta dietro in attacco al vostro centrocampista un po' più offensivo e gli mettete semplicemente attacco equilibrato e copri al centro. Questo praticamente farà sì che De Bruyne non è che diventa un'altra punta, però va a dare una mano, quindi diventa uno scarico ulteriore fuori dall'area di rigore che può dare imprevedibilità alla vostra manovra. Chiaramente i due difensori centrali su nulla, il terzino destro lo lasciamo sul resta dietro in attacco e sovrapponiti, il terzino sinistro invece lo lascio sbloccato, attacco equilibrato e sovrapponiti. Perché? Perché come al solito avere un'ulteriore freccia nel vostro arco, che è quella del terzino che si allarga e si tira appresso parte della difesa dell'avversario, potrebbe crearvi qualcosa. Se però vedete che poi magari perdete palla quando state attaccando e l'avversario vi parte fisso dalla parte dove il vostro terzino è rimasto su, voi sapete che è una bella cosa, mettete resta dietro in attacco anche al terzino sinistro, così avete la linea difensiva tutta quanta piazzata e non dovreste prendere troppe imbarcate quando l'avversario vi riparte veloce. Quindi raga, per questo video è tutto, mi raccomando fatemi sapere nei commenti se stavate già utilizzando questa formazione, se la proverete. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Iberoschi, ciao!